Ciao a tutti, mi chiamo Davide, sono un neolaureato in medicina dell'Università di Pavia e quest'anno sto studiando per il test di specializzazione che, se tutto va bene, si terrà a luglio. Mentre giro questo video, mi trovo nel bel mezzo della quarantena per l'emergenza coronavirus e quindi ci tenevo a fare appunto un video informativo in cui parlo di una serie di tematiche molto attuali in questo momento. In primis la crisi del sistema sanitario nazionale e di come la sanità privata è coinvolta in questa crisi. Partirei commentando un attimo quelle che sono state le misure del governo nei confronti per far fronte all'emergenza, misure che a parer mio sono state non solo estremamente tardive, visto che l'epidemia non è stata per nulla arginata, ma si è diffusa in maniera molto rapida e più rapida che in Cina. Ma poi si tratta appunto di disposizioni poco incisive e superficiali. Questo perché il governo si limita a tappare i buchi, per così dire, di un sistema ormai al collasso, in maniera tra l'altro frettolosa e imprecisa, senza andare a modificare strutturalmente e quindi a potenziare quello che è il sistema di assistenza sanitaria sul territorio. Si sarebbero dovuti effettuare molti più tamponi, bisognava assumere rapidamente nuovo personale medico, ampliare i reparti già esistenti, soprattutto quelli di terapia intensiva, costruire nuovi ospedali, nuove cliniche e aumentare e rafforzare anche quello che è il sistema, di assistenza territoriale, che è un po' il pilastro del nostro sistema sanitario. Tutto ciò ovviamente non è stato fatto né con il decreto sblocca assunzioni né con il successivo decreto cura Italia. Ma in quanto ora infatti appare chiaro come il nostro sistema sanitario sia debilitato, sofferente e vulnerabile nel momento in cui si deve trovare a fronteggiare una situazione di crisi come questa. Ovviamente lo stato di cose è il frutto di politiche ventennali che hanno a poco a poco eroso questo sistema attraverso tutta una serie di manovre finanziarie che hanno tagliato fondi al sistema sanitario nazionale. La Fondazione Gimbe, nell'ultimo report del 2019, parla di 37 miliardi che sono stati sottratti al sistema sanitario tra il 2010 e il 2019, quindi una cifra veramente enorme. E la Fondazione Gimbe è affidabile perché si occupa da più di 20 anni, forse, di sistema sanitario pubblico italiano. Dati OCSE del 2019 affermano che il finanziamento pubblico per la sanità in Italia è pari soltanto a quello dei paesi dell'Est Europa, quindi siamo ben al di sotto la media europea e al livello dei paesi dell'Est Europa. Questo potrebbe essere una novità per molti di voi che hanno sempre sentito dire che il sistema sanitario italiano rappresenta un'eccellenza e un fiore all'occhiello. In parte non è così e soprattutto non lo sarà nei prossimi anni. Non solo, un altro dato interessante è il rapporto tra il finanziamento pubblico al sistema sanitario e il PIL. Nel 2018 siamo scesi al di sotto di questa soglia precisa del 6,5%, che è la soglia data dall'OMS, al di sotto della quale un paese non è più in grado di fornire ai suoi cittadini un'assistenza sanitaria di qualità. Ecco, si sente sempre parlare della carenza cronica di personale medico in Italia. Questa carenza c'è, esiste ed è estremamente grave. Secondo la Now Assomed, che è uno dei principali sindacati medici, da qui al 2022 mancheranno circa 16.000 sanitari, soprattutto nell'ambito della terapia intensiva, della medicina di pronto soccorso e poi della chirurgia e della pediatria. Quindi si tratta delle specializzazioni mediche che comportano più responsabilità e anche più rischi, rischi di denunce, di errori, eccetera. Questa carenza di personale ha delle ripercussioni enormi, non solo sui medici, ma anche sui singoli cittadini. Per esempio, ci troviamo di fronte a liste d'attesa interminabili. Attualmente per fare una mammografia
ci vogliono circa 4 mesi. Ora, la mammografia è un esame detto di screening, quindi un esame che coinvolge un'ampia fetta della popolazione e che serve a prevenire, o meglio, non a prevenire, ma a diagnosticare in maniera molto precoce e quindi utile il tumore al seno. Un'indagine di screening quindi deve essere accessibile a tutta la popolazione in modo molto semplice e immediato, altrimenti viene meno proprio la sua funzione. E questo ovviamente non è più possibile allo stato attuale. Oltre alle liste d'attesa, la situazione negli ospedali è drammatica, quindi il personale sanitario si trova a non poter essere sostituito in caso di malattia o della necessità di curare i figli piccoli a casa, per esempio, e quindi aumentano i casi di stress, di esaurimento sul lavoro, i casi di malpractice, quindi di errore medico, e tutto ciò porta a una riduzione della qualità dell'assistenza sanitaria nel paese, oltre a un sacco di cause legali, eccetera. E addirittura si è calcolato che nel 2025, quando la gobba pensionistica raggiungerà il suo apice, ci sarà il massimo della carenza di personale medico, perché ovviamente andranno in pensione un sacco di medici anziani e non ci sarà un turnover generazionale adeguato. I governi, tutti gli ultimi governi hanno adottato delle misure ridicole per far fronte a questa vera e propria emergenza. Alcuni hanno pensato bene di richiamare dalla pensione medici anziani, dando loro l'autostipendio. In Molise si sono chiamati medici dell'esercito. Insomma, tutta una serie di provvedimenti assolutamente temporanei, senza una prospettiva a lungo termine. La soluzione in realtà esiste ed è una soluzione estremamente semplice. Ossia, noi abbiamo in Italia circa 10.000 medici, quindi laureati in medicina come il sottoscritto, che non riescono ad accedere a una borsa di specializzazione e che quindi non possono diventare gli specialisti di domani. Basterebbe aumentare del doppio, del triplo, meglio ancora, nei prossimi anni, il numero di queste borse. È ovviamente una misura che sarebbe costosa per lo Stato, però è assolutamente necessaria nella situazione attuale. Dovete infatti sapere che ogni anno al test di specializzazione si presentano circa 20.000 persone, quest'anno saranno ancora di più, per un totale di 8.000 borse. Quindi ci sono poi più di 10.000 medici che di fatto non possono, si ritrovano senza un lavoro, senza la possibilità di entrare in un percorso di specializzazione. Cosa fanno? Molti di questi prendono e vanno all'estero, ovviamente, perché spesso trovano condizioni di lavoro e contratti anche migliori. Molti vanno nel Regno Unito, in Francia, in Svizzera, eccetera. Tutto ciò non solo è dannoso per il nostro sistema sanitario, ma è anche uno spreco gigantesco, perché voi dovete pensare che lo Stato italiano ha speso un fiore di soldi per la formazione specialistica di questi medici e questi poi portano il frutto dei propri studi altrove. Sempre secondo i dati GIMBE, lo Stato in questo modo congela circa 300 milioni di fondi destinati alla formazione di questi medici. Ora, a fronte di questa situazione, anche in uno stato di emergenza in cui la salute, per così dire, del sistema sanitario dovrebbe essere messa su un piedistallo, le misure del governo sono state assolutamente inadeguate. Cioè, l'idea è quella di risolvere la situazione emergenziale con dei decreti ad hoc specifici, temporanei, e poi lasciare che il sistema sanitario degeneri una volta che l'emergenza si è conclusa. Per esempio, andando a vedere ciò che prevede il decreto sblocca assunzioni, si riporta che il governo conferisce incarichi di lavoro autonomo con durata non superiore ai 6 mesi.
Non solo, agli esercenti le professioni sanitarie impegnate a far fronte alla gestione dell'emergenza non si applicano le disposizioni sui limiti massimi di orario di lavoro. Quindi il governo sta dicendo a medici e professionisti sanitari: voi adesso venite assunti temporaneamente, lavorate giorno e notte senza limitazioni di orario, esponendovi al rischio di contagio. Poi, una volta che l'emergenza è finita e voi non ci servite più, potete tornarvene a fare la vostra vita di precari con i vostri contratti atipici, chiamati a gettone, un contratto scaduto da 18 mesi e 15 anni in media per ottenere una stabilizzazione. Questo è quello che sta dicendo il governo in questo preciso istante. Ma vi dirò di più, nella bozza del decreto era espressamente dichiarato che avrebbero aumentato di 5.000 le borse di specializzazione per quest'anno. Una volta uscito il decreto, questa voce è magicamente scomparsa. Quindi, evidentemente, al governo giallorosso la salute degli italiani importa ben poco e rappresenta solo un capitolo di spesa e non una leva, diciamo, di sviluppo che deve essere sostenuta e finanziata. Non solo, vi dirò un'altra cosa, io il 28 febbraio dovevo effettuare l'esame di abilitazione assieme ad altri 5.000 medici in Italia nella mia stessa situazione. Il governo ha bloccato assieme agli altri concorsi anche questo concorso di medici. Quindi per ben 2 settimane ci si è ritrovati nella situazione di dover stare a casa in pantofole invece che poter andare ad aiutare negli ospedali assieme agli altri medici che già sono esposti al contagio da tempo, quando il governo avrebbe potuto semplicemente abilitarci d'ufficio, come poi ha fatto 2 settimane più tardi, oppure indire un test che fosse telematico e non di persona, non presenziale. Ecco, dopo questo excursus sulla carenza di personale sanitario e sul coronavirus, volevo parlarvi un attimo di quella che è la storia del sistema sanitario nazionale e del suo smantellamento. Questo sistema nasce infatti nel 1978 con la legge 833 e per allora si trattava di un sistema estremamente innovativo e virtuoso. Questo perché si tratta di un sistema di tipo Beveridge, si dice, quindi universalistico, da cui tutti i cittadini possono accedere gratuitamente, e anche solidale, quindi mantenuto dalla fiscalità generale sulla base del reddito. Detto in altri termini, chi ha risorse maggiori contribuisce maggiormente a sostenere il sistema sanitario in modo tale che anche coloro che hanno meno mezzi possano ricevere in maniera gratuita e uguale le stesse cure, la stessa assistenza. Ovviamente questi principi sono stati messi profondamente in dubbio con tutta una serie di riforme successive che hanno poco a poco stravolto completamente il senso e le logiche sulle quali si basava originariamente il nostro sistema sanitario nazionale. Nell'89 sono stati introdotti ad esempio i ticket, quindi nemmeno il principio di gratuità, e poi soprattutto nel 92, durante il governo Amato, c'è stata la grande controriforma del sistema sanitario, in cui si è passati dal concetto di USL, quindi di unità sanitaria locale, a quello di ASL, azienda sanitaria locale. La sanità, cioè, diventa un mezzo di profitto, si è assistito alla mercificazione del diritto alla salute. E tutto ciò ovviamente fa venir meno i principi di uguaglianza su cui dovrebbe basarsi il welfare sanitario nel nostro paese. Non solo, la stessa legge ha poi portato a una regionalizzazione del sistema sanitario. Quindi la gestione dell'assistenza sul territorio non è più in mano alle singole unità locali, ma fa capo alla regione. E questo
negativo perché mina la capacità di intervenire in modo differenziato sulla base, per esempio, delle caratteristiche demografiche o ambientali di un territorio, e poi crea quella disparità tra regioni, in particolare oggi tra nord e sud, che è diventata adesso caratteristica di questo sistema sanitario e che produce una mobilità passiva enorme. Mobilità passiva significa che moltissime persone, ad esempio della regione Sicilia, devono venire in Lombardia per farsi curare, per avere un'assistenza sanitaria d'eccellenza, con tutti i problemi ovviamente correlati. Nel 92 nasce poi anche la professione intramenia, o libera professione intramuraria, cioè un modo per fare attività privata all'interno degli edifici pubblici. Addirittura nella controriforma, cioè la controriforma sancisce l'obbligo da parte dei direttori generali degli ospedali di riservare dei posti letto, degli ambulatori per la professione intramuraria. Questo è negativo perché logicamente crea delle disparità tra chi ha i mezzi finanziari per permettersi lo specialista migliore, e soprattutto per ottenere delle visite e degli esami in tempi rapidi, e chi non ha questo privilegio. Ecco, vorrei adesso parlarvi un attimo, perché è centrale, del sistema di accreditamento. Come ben sapete, ci sono degli istituti privati che forniscono al cittadino in modo gratuito delle prestazioni sanitarie per conto del sistema sanitario nazionale, cioè il San Raffaele, per esempio, è un istituto privato gestito da un consiglio di amministrazione, che però fornisce cure gratuite ai cittadini, cure che poi vengono rimborsate dalla Regione Lombardia. Questo è il sistema di accreditamento, che si basa sulle tre A: l'autorizzazione, che è il titolo abilitativo primario necessario per tutte le strutture di assistenza, anche private pure, per svolgere la propria attività. Poi c'è l'accreditamento, appunto, mediante cui un istituto diventa gestore della sanità per conto del sistema sanitario nazionale. Poi all'accreditamento consegue sempre l'accordo contrattuale, la terza A, che consiste appunto nell'accordo tra ospedale e regione per quanto riguarda i rimborsi delle prestazioni. Quindi il rimborso si basa su un tariffario ben preciso, che a sua volta si basa su dei codici, detti DRG, e questo è presente nell'accordo contrattuale. Ecco, vorrei adesso arrivare alla questione centrale del mio video, ossia parlarvi della crescente privatizzazione del sistema sanitario nazionale. Esiste infatti una costante competizione tra sanità pubblica e privata, nella quale spesso subentra lo Stato, e ultimamente, sempre più di frequente, lo Stato subentra in favore del privato attraverso fondi pubblici che appunto vengono forniti a istituti privati. Vi farò più avanti degli esempi. In questo momento la spesa complessiva per la sanitaria privata in Italia, quindi la spesa complessiva di tutti i cittadini, è di 35 miliardi, stando ai dati Istat. E inoltre si è passati da un rapporto di posti letto nel pubblico e nel privato di 6 a 1 10 anni fa a 4 a 1 barra 3 a 1 oggi, cioè ci sono 4 posti letto nel pubblico per ogni posto letto nel privato, e questo trend è in aumento, in crescita. Ovviamente questa situazione va a minare quello che è il principio di universalità e di gratuità del diritto alla salute, principi che tra l'altro sono sanciti dalla nostra Costituzione. Ecco, in particolare la sanità privata fa affari soprattutto nelle regioni del nord e soprattutto in Lombardia, dove esistono questi giganteschi gruppi privati come il gruppo San Donato, che hanno fatturati anni
di miliardi. Per esempio, nel 2014 il gruppo San Donato ha fatturato 1 miliardo 387 milioni di euro in un anno e la redditività dell'azienda è in crescita anno dopo anno. Nella fattispecie in Lombardia abbiamo 5 grossi gruppi ospedalieri privati: il San Donato dei Rotelli, l'Humanitas dei Rocca, la GVM o Gruppo Villa Santa Maria dei San Savini, la Servisan dei De Santo e l'Istituto Europeo di Oncologia, ossia la Fondazione Veronesi, che ha in mano la triade Mediobanca, Unibanca e Unicredit. Insieme queste cinque gigantesche strutture hanno più di 12.000 posti letto e un fatturato di 3 miliardi all'anno. E questo fatturato cresce ogni anno di circa 500-600 milioni all'anno. Quindi parliamo di cifre pazzesche. Sta poi prendendo piede il cosiddetto binario, o meglio, secondo binario della sanità privata integrativa. Quindi i nuovi garanti della salute diventano le banche e le assicurazioni private che forniscono polizze sanitarie ad hoc. Per esempio, nasce Unicredit My Care Salute oppure Unisalute di Unipol, eccetera, eccetera. Quindi l'intento di fornire prestazioni differenziate sulla base dell'entità del premio assicurativo pagato, quindi in maniera disuguale ai cittadini. Addirittura il premio viene addebitato su conto corrente, non solo, ma questo tipo di polizze si sta diffondendo sempre di più all'interno dei contratti nazionali di lavoro. Quindi nei contratti non sono più previsti aumenti salariali, ma magari polizze assicurative che il datore di lavoro stipula con specifici istituti privati. In questo modo ci guadagnano le assicurazioni che stipulano la polizza, l'istituto privato che si vede rimborsata la prestazione che offre e poi soprattutto le aziende, perché grazie al decreto, al Jobs Act di Renzi, scusate, queste prestazioni di welfare fornite ai lavoratori non vanno a costituire la base del reddito imponibile d'impresa. Quindi di fatto il datore di lavoro ha degli sgravi fiscali su queste polizze che offre al lavoratore. Cosa succede? Che in questo modo si instaura un circolo vizioso. Perché? Perché nelle casse statali non entrano ben 700 milioni di tasse che di fatto lo Stato regala alle aziende e che potrebbero servire per sostenere il nostro sistema sanitario pubblico. Quindi la sanità privata integrativa indebolisce il sistema pubblico e a sua volta l'indebolimento del sistema pubblico porta a una maggior richiesta di sanità privata integrativa e così il circolo si chiude. Per esempio, MetaSalute, che è il fondo sanitario dei metalmeccanici, da quest'anno è diventato obbligatorio per tutte le tute blu. Capite che in questo modo i costi di produzione per l'azienda si abbassano. Ora, mentre penso siate tutti d'accordo nel sostenere che la sanità privata pura rappresenti un pericolo importante per quelli che sono i principi fondanti del sistema sanitario nazionale, perché appunto presuppongono che il cittadino paghi per farsi curare. Spesso invece è più difficile per l'opinione pubblica comprendere come mai anche il privato accreditato, quindi l'istituto privato gratuito come può essere il San Raffaele, possa rappresentare una minaccia per il sostentamento del sistema sanitario e quindi poi per tutti i cittadini. Per questo motivo vorrei elencarvi una serie di punti in cui vado a sfatare una serie di falsi miti che riguardano il privato accreditato, quindi l'istituto privato che ha stipulato una convenzione con il sistema sanitario e per il quale il cittadino non deve pagare se si reca a farsi. Per esempio, parliamo di efficienza. Molto spesso nel dibattito pubblico chi si fa promotore della sanità privata sostiene che il privato sia più efficiente e che quindi la sua esistenza possa
ridurre gli sprechi e il disavanzo. Questo è assolutamente errato. Infatti, dati sui costi di ricoveri che sono stati forniti direttamente dal Ministero della Salute all'Espresso mostrano come una singola degenza, quindi come un singolo ricovero nell'istituto privato, costi di più alla regione rispetto al ricovero nel pubblico. In Lombardia parliamo di 3.200 euro nel pubblico contro 3.100 euro nel pubblico contro 3.200 nel privato. In Liguria addirittura il costo è il doppio nel privato. Quindi, ad esempio, per un singolo ricovero di scompenso cardiaco, la regione Liguria spende il doppio nell'istituto privato rispetto all'istituto pubblico. Un'altra conferma deriva da questo dato. Cioè, gli istituti privati dirottano il 40% di fondi pubblici, ma forniscono solo il 35% di prestazioni. Quindi, diciamo, il privato si mangia più di quello che poi fornisce. E questo è ovvio perché l'istituto privato, proprio per le sue caratteristiche intrinseche, deve fare profitto, cioè deve guadagnare e quindi deve, insomma, prendere qualcosa. Ecco, quindi perché il privato è più inefficiente? Perché, dato che l'ospedale privato ottiene rimborsi sulla base del numero di prestazioni fornite, è nel suo interesse effettuare il maggior numero di prestazioni, quindi di esami, di visite, eccetera, possibile, senza pensare alla sostenibilità dell'intero sistema. Per cui se il cittadino in preda a un'ansia, viene dal medico privato chiedendo un esame costosissimo, il medico privato molto spesso gli dirà va bene, facciamolo e scriviamo che ci sia qualcosa di male, non pensando che magari quell'esame, ha un costo spropositato rispetto al reale bisogno di quel cittadino. Quindi, appunto, il mantenimento di un sistema sanitario sostenibile non rientra nella lista di obiettivi aziendali del privato. Il privato pensa solo al proprio interesse e non a quello della comunità tutta. E questo è anche il motivo per cui il sistema delle mutue era fallito prima della nascita del sistema sanitario nazionale, perché appunto era un sistema insostenibile da un punto di vista finanziario che ha portato poi al default di questa realtà. Un altro punto è quello del privato nel privato, cioè il privato accreditato svolge più attività privata pura rispetto al pubblico. In che senso? Sia perché si fa più professione, più libera professione intramuraria nel privato, ossia nei contratti pubblici, per esempio dei medici, non è obbligatorio che lo specialista svolga delle attività in intramedia. Invece molto spesso negli istituti privati questo obbligo esiste. Perché l'istituto ci guadagna? Perché della prestazione fornita dallo specialista una certa percentuale, una grossa percentuale finisce poi nelle casse dell'istituto e non in mano al medico che fornisce la prestazione. Quindi da un lato per questo motivo, dall'altro perché l'istituto privato convenzionato svolge anche una parallela attività sanitaria privata pura. Cioè, istituti privati come la Fondazione Gemelli di Roma hanno proprio anche ambulatori, macchinari e interi edifici che svolgono attività privata pura, quindi a pagamento. Passiamo poi al terzo punto. A fronte di una carenza di sanitari, di cui ho parlato precedentemente, il privato va a sottrarre medici al pubblico. Esempio, io ho qui davanti alcuni dati. Allora, 101.000 medici operano negli ospedali pubblici nel 2017, quando 7 anni prima, nel 2010, erano 110.000, quindi 10.000 in più.
invece che aumentare, perché comunque la popolazione invecchia e le richieste della popolazione in termini sanitari aumentano, i medici diminuiscono. Emblematico l'esempio del Lazio. Nella regione Lazio circa i 2/3 delle prestazioni diagnostiche, quindi in particolare delle risonanze magnetiche, ma non solo, anche TAC, RX, eccetera, vengono erogate da privati accreditati, però la maggior parte degli apparecchi sono in mano al pubblico. Ciò vuol dire che i medici sono dirottati verso il privato e questi macchinari costosissimi, che costano diversi milioni, in alcuni casi anche 10 milioni, non vengono utilizzati per mancanza di personale. Facendo poi un po' di ricerche sul web, mi ha stupito molto quanto affermato da questo documento del CNEL, secondo cui le norme di accreditamento, quindi i requisiti strutturali, di personale, eccetera, che una struttura privata deve garantire per poter svolgere assistenza sanitaria, nella maggior parte dei casi vengono disattesi nella maggior parte delle regioni. E questo determina conseguenze negative sia sulle prestazioni che sul terreno economico. Per esempio, questo dicembre i carabinieri del NAS hanno chiuso ben 72 studi medici e cliniche private perché queste strutture private accreditate utilizzavano farmaci scaduti, avevano assunto professionisti senza che questi possedessero i titoli necessari. E poi si trovavano anche in condizioni igienico-sanitarie non adeguate. Insomma, non rispettavano appunto le norme di accreditamento. L'indagine ha inoltre individuato irregolarità in altri 170 centri. Questa è la situazione a dicembre. Non solo, in Liguria sono proliferati un sacco di centri di diagnostica privata, quindi dato che il pubblico fornisce un esame di risonanza magnetica di TAC con un tempo di attesa di mesi, sono nate tutta una serie di cliniche private che forniscono con queste apparecchiature. Il problema è che i macchinari di risonanza, che dovrebbero utilizzare un campo magnetico di una certa potenza, in particolare un Tesla, in realtà sono sottopotenziati, cioè lavorano con 0,5 Tesla, quindi sono meno costosi. Però questo non garantisce un risultato eccellente e quindi si rischia di arrivare a delle misdiagnosi. Quindi, per esempio, quell'apparecchio di risonanza non è abbastanza potente da poter individuare un nodulo maligno alla mammella. E ciò è un danno non solo per il paziente, ma poi anche per il sistema sanitario nazionale, perché se l'esame non risulta ben leggibile e poco leggibile, il paziente deve rifarlo nella struttura pubblica e quindi si va a effettuare lo stesso esame 2 volte e lo spreco è ovviamente Ecco, parlo ora dell'emergenza coronavirus e del ruolo che la sanità privata ha avuto in questa emergenza. Un ruolo pressoché nullo, comunque molto, molto limitato e tardivo. La situazione è assurda perché regioni come la Lombardia hanno il 23% dei posti letto ospedalieri nelle mani di istituti privati. A fronte di questo dato, il privato non ha contribuito minimamente a far fronte all'epidemia, lasciando tutto il peso di questa emergenza sulle spalle del pubblico. Addirittura sono state disdette un sacco di visite specialistiche e di prenotazioni negli istituti privati e veniva consigliato ai pazienti, soprattutto a quelli con sintomi influenzali, di restare a casa, di non venire in ospedale oppure di venire solamente accompagnati. L'Humanitas addirittura ha chiuso il centro prelievi del sangue, riversando così tutti i propri pazienti sulle strutture pubbliche. Ecco, questo è stato l'aiuto che il privato ha dato al pubblico, almeno nelle prime settimane. Poi le cose sono migliorate un po', ma non così tanto.
Bisogna poi riflettere su questa cosa. Negli ultimi anni il numero, soprattutto in Lombardia, il numero di posti letti nei servizi di emergenza urgenza, quindi pronto soccorso, TEA, UTI, eccetera, si è ridotto drasticamente. Questo perché, siccome il pubblico ha ceduto il passo al privato, i privati sono poco interessati a questo tipo di assistenza d'emergenza, perché è un'assistenza poco prevedibile e poco redditizia. Quindi, malgrado appunto i posti letto nel privato siano al 23% dei totali, il 92% degli accessi in pronto soccorso avviene nel pubblico. Il privato, detto in altri termini, diserta le prestazioni urgenti a favore di quelle programmate, che garantiscono profitti maggiori. Lo stesso principio lo si può applicare per quanto riguarda la ricerca scientifica. Le grandi industrie farmaceutiche, Big Pharma, non ha interesse a spendere risorse per la creazione di un vaccino, o più in generale dei vaccini, perché i vaccini sono un tipo di intervento atto a prevenire l'insorgenza di una malattia e quindi comportano poi profitti minori perché si riducono i farmaci con cui quella malattia verrà curata a posteriori. Quindi la grande industria farmaceutica non è interessata a produrre vaccini e nemmeno a impegnarsi nella lotta contro la cosiddetta resistenza agli antibiotici, quindi la resistenza che i batteri sviluppano verso un certo tipo di antibiotico a causa dell'uso eccessivo dello stesso. Ovviamente alle case farmaceutiche, cioè è nell'interesse delle case farmaceutiche che si utilizzano un sacco di antibiotici anche a sproposito, perché loro ci guadagnano, e soprattutto che si vengono a formare delle emergenze perché così loro possono far uscire il nuovo antibiotico superpotente e venderne un sacco. Quindi ecco che l'interesse del privato, anche in questo caso della ricerca scientifica, prevale su quello che è l'interesse comune. Ora, vi ho detto precedentemente che la sanità privata sta pian piano soppiantando quella pubblica e che questa competizione, diciamo, vede anche il coinvolgimento dello Stato. Ora, nella legge di riforma del 1978, quindi quando è stato istituito il sistema sanitario nazionale, si vietava la possibilità che dei privati ricevessero fondi pubblici. E questo è ovvio perché in un sistema sanitario nazionale è inammissibile che si diano incentivi e fondi ai privati. In realtà oggi la situazione è ben diversa, tant'è che i fondi pubblici, già oggi riconosciuti a tutte le forme di cliniche private, mutuo, eccetera, ammontano a cifre gigantesche che sono difficili da stimare con precisione. Vi faccio alcuni esempi. Questo gennaio 2020 la Regione Sardegna ha destinato ben 160 milioni alla sanità privata, 160 milioni solo di Sardegna, di cui 90 andati alle tre cliniche Korian del gruppo Kinetica e 70 milioni all'ospedale Mater Olbia. L'ospedale Mater Olbia è di proprietà della Qatar Foundation. Ora, a fronte di questi aiuti alla sanità privata sarda, il sistema invece pubblico in Sardegna sta poco poco crollando, con un sacco di servizi territoriali che vengono soppressi. Per esempio, di recente sono stati chiusi i servizi di neuropsichiatria infantile, quindi quelli che si occupano di bambini con autismo, con problemi psichiatrici di vario tipo, depressioni, schizofrenia, eccetera, epilessia anche. Quindi la Regione Sardegna sta in maniera volontaria e programmatica mandando a scatafascio il proprio sistema sanitario pubblico, dando soldi alla Qatar Foundation. Non solo in Lombardia,
abbiamo anche suolo pubblico che viene dato ai privati. Nel nuovo palazzo della Regione Lombardia, quindi suolo pubblico, ben 700 metri quadrati sono stati destinati per aprire un nuovo super innovativo ambulatorio polispecialistico privato, dove una visita viene garantita in 3 giorni pagando circa 60 euro. Ecco, questo smembramento della sanità pubblica vede la compartecipazione degli attuali partiti. Nella bozza del patto per la salute della ministra Grillo, bozza che è stata presentata quest'estate, la ministra afferma chiaramente come sia necessario favorire lo sviluppo di una sanità privata integrativa per creare una sorta di sistema multipilastro, che quindi coinvolga il pubblico, il privato, assicurazioni private, eccetera. Un progetto che piaceva molto anche a Berlusconi qualche anno fa. Sempre lo stesso articolo presente nella bozza del patto di salute afferma la necessità di incrementare gli incentivi fiscali per le prestazioni integrative, rendendole sostitutive e non più soltanto appunto l'integrazione. Tutto ciò è stato portato avanti per mesi e anche poi il ministro Speranza, quando il 24 ottobre di fronte alla Commissione Congiunta Affari Sociali della Camera, ha dichiarato di voler accelerare l'approvazione di questo articolo definendolo un documento strategico. Ecco, quindi sia 5 Stelle che in questo caso Speranza con Liberi Uguali, diciamo in materia di salute non hanno le idee molto chiare, o meglio, le hanno chiare, ma nel senso che hanno proprio esplicitamente intenzione di andare verso un tipo di sanità privata. Finisco con l'ultimo punto, perché mi piace dire che la sanità privata rappresenta una mangiatoia per truffatori corrotti, perché ovviamente laddove esiste un sistema in cui l'assistenza sanitaria, quindi il diritto alla salute, costituisce una fonte di profitto, questo sistema si espone inevitabilmente al rischio di truffe da parte dei privati. Tant'è che se si va a spulciare sul web, il numero di inchieste, di irregolarità e di denunce emerse in questo settore è davvero spaventoso e gigantesco. Vi faccio un esempio molto fresco: questo dicembre, il gruppo San Donato è stato indagato per truffa aggravata alla Regione Lombardia, tanto per cambiare. Infatti, 8 case farmaceutiche vendevano a questo gruppo gigantesco, dei farmaci, emettendo poi successivamente delle note di credito con cui riconoscevano sconto agli ospedali, sul prezzo del farmaco. L'ospedale però si faceva rimborsare dalla regione il prezzo pieno, in questo modo ingrossava i propri guadagni. Sempre il gruppo San Donato, lo ricordo, nel 2008 era stato al centro di un maxi scandalo, dove aveva di fatto rubato più di 6 milioni e mezzo allo Stato, perché durante la compilazione delle cartelle cliniche venivano cambiati in maniera estremamente palese i codici dei DRG, cioè io vi ho detto precedentemente che i rimborsi che la regione fa all'ospedale si basano su un tariffario ben preciso. Ogni prestazione fornita, ad esempio ogni intervento di cataratta, viene rimborsato 5.000 euro. Quindi l'intervento di cataratta ha un codice che si chiama DRG. Se io vado a cambiare questo codice, ovviamente avrò un rimborso diverso, per cui ci si trovava nella situazione paradossale in cui un semplice intervento di asportazione di un neo, che vi garantisco impiega 2, forse 3 minuti nemmeno, veniva rimborsato magari anche 14.000 euro, cioè come interventi più complessi di chirurgia plastica o chirurgia oncologica. E questo ai tempi e
era cosa molto risaputa, ha suscitato molto, molto scandalo, e oggi però credo sia un po' passato nel dimenticatoio. Pavia, dove mi trovo attualmente, è emblematico il caso della Fondazione Maugeri e dello scandalo che ha segnato la fine della carriera politica di Formigoni. Formigoni, infatti, in cambio di favori e rimborsi non dovuti alla Fondazione Maugeri, che è un privato accreditato, riceveva vacanze di lusso su yacht, sconti per case in Sardegna, eccetera, eccetera, eccetera. Per farvi un altro esempio che non riguarda la Lombardia, nel Lazio è presente l'Istituto Neurotraumatologico Italiano, l'INI, un istituto molto grande, un colosso della sanità privata, che possiede oltre 192 milioni tra terreni, fabbricati, eccetera. Ora, recentemente, in particolare nel 2017, questo istituto ha proclamato lo stato di crisi, chiedendo quindi dilazioni a Equitalia, ammortizzatori sociali e riducendo in questo modo, quindi attraverso il contratto di solidarietà, del 60, cioè del 40% il monte orario dei suoi dipendenti. Quindi, da un lato, Dini dichiarava questo stato di crisi e dall'altro acquistava case in centro a Venezia, a Roma, sulla costiera laziale. Non solo, ma i compensi dati agli amministratori e al collegio sindacale all'anno arrivava a 1.300.000 euro. E poi, andando a fare un'analisi dei motivi alla base di questa crisi finanziaria dell'istituto, si è scoperto che il problema non era il modo di fornire prestazioni, ma la gestione degli immobili in possesso di questo istituto. Potrei farvi altri esempi di frodi che sono state fatte, per esempio in Piemonte per quanto riguarda gli interventi di cataratta, oppure che in generale vengono nel settore della riabilitazione. Insomma, gli esempi sono tanti, però appunto il succo è proprio questo, che la presenza del privato accreditato espone a questo rischio di truffe e quindi fa perdere milioni. Milioni ogni anno allo Stato. Appare chiaro come la situazione non possa migliorare in futuro, ma anzi il trend è quello di un costante e progressivo deterioramento del sistema pubblico a favore del sistema privato, e questo si ripercuoterà inevitabilmente, beh, non su tutti i cittadini, ma su tutti i cittadini che non possono permettersi polizze assicurative adeguate, che sono ovviamente la maggioranza. È pertanto essenziale denunciare il problema e sensibilizzare l'opinione pubblica attraverso manifestazioni, scioperi del personale sanitario, una lotta all'usura che coinvolga non solo appunto i professionisti della salute, ma anche studenti, lavoratori, perché se il sistema sanitario non funziona, ci rimettono tutti, o meglio, ci rimettono soprattutto i meno abbienti. Bisogna pretendere l'abolizione dei ticket, dei super ticket, l'abolizione della professione intramenio, che non rispecchia quelli che sono i principi su cui si dovrebbe fondare un sistema sanitario nazionale. Bisogna andare a espropriare tutti quegli istituti e quelle cliniche private irregolari e non solo, e cominciare soprattutto togliendo quelle che sono le agevolazioni fiscali agli istituti privati e soprattutto impedendo che vengano dati fondi pubblici a queste strutture. La salute deve diventare al centro, cioè deve essere posta al centro di tutte le decisioni e
decisioni ambientali, sociali, aziendali ed economiche. Solo così si potrà ridare vigore a questo sistema e garantire cure uguali e gratuite per tutti. Vi ringrazio ovviamente per salvare da questa deriva il nostro sistema sanitario nazionale. Non bastano piccole riforme come quelle che ci propugnano questi governi. Sono necessarie misure drastiche. È necessaria la nazionalizzazione delle cliniche private e degli istituti convenzionati. Bisogna appropriarsi dei dispositivi, della strumentazione, del personale, di tutti gli ambienti di queste strutture e integrarli nel sistema sanitario pubblico. Ovviamente questo procedimento è difficile, se non impossibile, nella società, nel sistema socio-economico in cui viviamo, quindi nel sistema capitalista. Questo perché i proprietari delle strutture private e tutti coloro che speculano con la sanità e che fanno grandi profitti con la sanità e che quindi hanno grandi accumulazioni di capitale, hanno un'influenza troppo forte sulle scelte di tutti i governi di questi paesi. Di conseguenza questi governi sono succubi delle scelte, o meglio delle pressioni di una stretta minoranza di grandi possidenti di capitale. Ecco, parlando di sanità non si può non parlare anche di economia, perché tutte le scelte sanitarie sono poi inscritte in scelte più ampie di ordine economico, per cui nel momento in cui un sistema sanitario non funziona, bisogna chiedersi anche se non sia il sistema economico in cui questo sistema è iscritto a non funzionare. E ora più che mai ci rendiamo conto, con questa nuova e gigantesca crisi economica in arrivo, che questo sistema è ormai agli sgoccioli e sta mostrando sempre di più tutte le sue debolezze. È un sistema che non è in grado di garantire alla popolazione una sanità adeguata e un'adeguata protezione contro minacce biologiche come le pandemie, e soprattutto non è in grado di garantire alla maggior parte della popolazione l'accesso a quelle che sono le innovazioni scientifiche e tecnologiche. Quindi la scienza va avanti, ma a causa di questo sistema i governi non sono in grado di garantire ai cittadini l'accesso a nuove cure, nuovi farmaci, eccetera, in maniera universale e gratuita, ovviamente. Di conseguenza, la lotta per il salvataggio del sistema sanitario nazionale deve iscriversi in una lotta più ampia di ribaltamento del sistema capitalista. Per questo diventano essenziali tutte le categorie lavorative e non solo gli operatori sanitari, la categoria degli operatori sanitari. Solo in questo modo sarà possibile riportare al centro delle scelte, delle politiche sanitarie, la singola persona, l'individuo e non il profitto. Io ho concluso, vi saluto a tutti, vi ringrazio dell'ascolto.